non la faccio profonda perché molti di noi conosciamo bene la storia di questa città, sappiamo quali sono stati gli inizi, la partita dei primi interventi, il modo rocambolesco in cui talora alcune cose sono sviluppate, in cui talora ci si è arrabattati per mettere in piedi i primi corsi italiano, le prime dispense e via dicendo. Sappiamo anche che nel tempo si sono sviluppate le competenze specifiche, che molti insegnanti hanno frequentato i corsi per l'insegnamento dell'italiano come L2. Sappiamo però anche che questo sforzo è ancora all'inizio, che molto resta ancora da fare, che non abbiamo la possibilità e non dobbiamo assolutamente sederci per, a guardare, non possiamo dirci arrivati. E questa esperienza di Santa Valle e di alcune delle sue scuole lo dimostra molto bene. Alcuni dati, non possiamo esimerci dal partire dai numeri. Ringrazio ancora una volta i servizi educativi della città di Torino per il prezioso lavoro di raccolta e di monitoraggio delle presenze dei allievi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ecco, i dati sicuramente ci mostrano un aumento degli allievi stranieri nelle scuole elementari e medie di San Salvatore. L'essere al centro delle polemiche negli anni scorsi, la scuola Manzoni ha e trova un risvolto legale. E dunque, gli allievi stranieri sono aumentati. Altresì chiaro che gli allievi italiani sono diminuiti. Però non è solo una questione di stranieri italiani, forse dovremmo anche chiamare in causa altre discipline, ad esempio la demografia. Allora, forse dovremmo anche andare a indagare qual è il peso degli italiani, ossia dei figli di genitori, coppie italiane all'interno delle cohorti che in qualche modo contribuiscono a comporre le classi sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria. È indubbio, noi lo sappiamo, i dati ce lo dimostrano, le seconde generazioni di arrivi dall'estero non sono solo un bene necessario perché in qualche modo contribuiranno a andare forse a sanare le mancanze all'interno del nostro mercato del lavoro, sono anche un bene necessario dal punto di vista demografico e anche, mi permetto di dirlo, anche dal punto di vista della garanzia del lavoro di molti, in questo caso degli insegnanti. Perché gli allievi stranieri, di origine straniera, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo neanche la paura di dirlo, contribuiscono in qualche modo a mantenere un certo numero di classi e quindi, forse un po' guardando troppo in là, contribuiscono anche a mantenere una serie di posti insegnati. Questo forse può sembrare gradevole sentirselo dire, però va detto e va messo nel quadro, soprattutto di fronte alle polemiche che spesso sentiamo echeggiare nelle media rispetto a un'altra percentuale degli allievi stranieri, rispetto all'invasione di figli dell'immigrazione all'interno dei nostri percorsi formativi. Ma non è forse che siamo ancora poco o troppo poco attrezzati per gestire questa diversità, una diversità che ci fa ancora purtroppo paura? Ecco, i dati che dimostro sono dati che si fermano al 2008-2009. Mancano i dati dell'ultimo anno, che però che sono interessanti, segnano un'inversione di tendenza. Questo vuol dire che gli allievi italiani ritornano a iscriversi alla scuola Manzoni. In questo caso il focus sono soprattutto alla scuola elementare e alla scuola media. E su questo punto vorrei spendere due parole. Un lavoro sinergico fra scuola e famiglia è possibile. In questi ultimi anni le ricerche su giovani e scuola ci hanno in qualche modo sottolineato a più riprese come vi sia rotto quel patto educativo-formativo che legava la scuola e la famiglia. Mentre negli anni passati famiglia e scuola in qualche modo andavano nella stessa direzione, le ricerche degli ultimi anni ci dicono che in qualche modo qualcosa si è rotto in questo patto. Allora, da un lato la scuola, con le sue regole, le sue richieste, i suoi tentativi di formazione e di educazione, dall'altro la famiglia, che in qualche modo forse ha cambiato le sue priorità e i suoi valori, non mettendo più la scuola e l'istruzione al primo posto. Ecco, nel caso di San Salvario, in questo caso, nel caso dell'Istituto Comprensivo Manzoni, abbiamo un
famiglia e scuola, quindi genitori italiani e stranieri, e insegnanti e dirigenti insieme per riqualificare, per ridare un'immagine di qualità e di eccellenza a una scuola che sembra non solo perdere allievi, ma sembra perdere quel posto prioritario che aveva in passato rispetto alla sua importanza nel percorso educativo delle giovani generazioni. Salsavallo è un territorio in trasformazione. Due frasi del quotidiano del quotidiano torinese ci fanno riflettere su come il quartiere stia cambiando, su come stia cambiando la percezione rispetto alla presenza, alla convivenza e alla coesione sociale che in qualche modo si sviluppa quotidianamente all'interno di questo quartiere. Ma al di là di quello che ci dicono e ci riportano in media, è davvero così? Il territorio è in trasformazione anche attraverso le giovani generazioni che crescono, giovani generazioni che crescono e si formano in primo luogo all'interno delle aule scolastiche. Però sono giovani generazioni, minori, bambini, anziani, adolescenti, ma anche padri e madri, che cominciano in qualche modo a scrivere nuove scene all'interno della storia, della storia che lega la scuola e l'immigrazione. Scene che talora rimandano a quelli che possono essere delle lamentele, mancano le risorse, mancano i soldi, vorremmo sviluppare più iniziative, però in realtà non abbiamo abbastanza risorse, non abbiamo abbastanza fondi. Ecco, qualche insegnante ha ribadito con forza che non è tanto una questione di fondi. Le risorse ci sono. Anzi, in alcuni casi, paradossalmente, abbiamo delle scuole dotate di molte più risorse rispetto a quelle che riescono a spendere. Allora qui c'è qualcosa che non funziona. Allora la riflessione non è tanto sulla quantità delle risorse, ma è sul modo di utilizzare le risorse, sulla modalità di gestire le risorse e di allocarle all'interno della scuola rispetto a quelle che possono essere le priorità della stessa scuola. Ci sono alcune sfide che accompagnano la presenza di allievi stranieri all'interno delle scuole di San Salvario come della città. San Salvario è un caso paradigmatico all'interno del contesto torinese, non è l'unico, ma forse da questo caso qualcosa si può imparare per risolvere altre situazioni che negli ultimi due anni in qualche modo sono esplose, sono arrivate all'attenzione dei media, per poco, per qualche giorno, per poi essere di nuovo solo oggetto dei suoi protagonisti. Ecco, dicevo, ci sono alcune sfide che in qualche modo si presentano agli insegnanti protagonisti del rapporto con scuole di immigrazione a San Salvario e nelle altre scuole. Allora, molto si è detto sulla scuola dell'obbligo, sulla scuola primaria, sulla scuola secondaria di primo grado. Qualcuno comincia in qualche modo a voler spostare l'obiettivo. Non è più tanto solo la scuola primaria, bisognerebbe fare attenzione e lavorare di più su quella che è la scuola superiore, la scuola secondaria di secondo grado. Il progetto POST è un progetto che va in questa direzione e che vuole proprio andare a intervenire su quelli che sono, diciamo, i preadolescenti e gli adolescenti, su quella fase particolarmente critica dell'inserimento scolastico dove si richiede un cambiamento organizzativo, si richiede un cambiamento funzionale, si richiede forse più che altrove un cambiamento di atteggiamento da parte degli insegnanti. Forse nelle scuole superiori, più che negli altri ordini di scuola, è opportuno non smettere di lavorare e di agire sulla formazione degli insegnanti, perché lì è proprio in quel particolare segmento dell'istruzione che stereotipi, pregiudizi o immagini che sono in qualche modo cristallizzate nel tempo possono avere gli effetti maggiormente